Amici Knitter, amiche Knitter, buongiorno a tutti in diretta come sempre dalla stazione di Trieste. Sto aspettando di entrare nel mio treno, di accomodarmi e noi ci rivediamo a Faenza per un bellissimo workshop. Eccomi arrivata finalmente a Faenza dopo un viaggio tranquillo, ma dove veramente ho patito un sacco il caldo. Ed ecco qui il gomitolo dietro l'angolo e adesso andiamo insieme a curiosare, che bello! Eccoci che stiamo arrivando, tra-la-la, eccoli, se ne corriamo dietro, non la lasciamo stare. Che meraviglia ragazzi, quanti colori meravigliosi! Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, non faccio mai video negli alberghi, ma stavolta merita, guardate. È un hotel assolutamente spettacolare. Mi piace tantissimo. Guardate che meraviglia, è tutto quanto in stile. E il soffitto decorato è assolutamente favoloso. Guardate cosa non è questo corridoio, è fantastico. Ragazzi, siamo arrivati al giorno del workshop. Yuhu! E adesso stiamo controllando tutti gli abbinamenti, colori, eccetera, e tra poco cominceranno anche a venire tutte quante le partecipanti, quindi noi ci rivediamo tra pochissimissimo. Tutte concentratissime, hanno già iniziato a lavorare come matte. Adesso tra un poco andremo a dare un'occhiata a come si stanno sviluppando gli scialli. Sono affaccendata. Comincio uno anch'io. Comincio uno anche tu? Sì. Beh, il minimo, senti. Il minimo, è ovvio. Ecco qua, il silenzio regna sovrano. E guardiamo un poco che belli abbinamenti abbiamo fatto. Guarda che belli. Qui c'è molto blu. La menta. Anche questo abbinamento mi piace molto. Qui invece tutto giallo e arancione. No, aspetta, che c'è un altro qua. C'hai ancora uno da farmi vedere. Sì, bellissimo, bellissimo. Ah, invece qui andiamo sul verde. Sì. È perché chi di verde si veste, di sua beltà si fida, anzi non, molto si fida. Non lo sapevo. È un proverbio. Qui ci sono i kit ancora per le ragazze che devono ancora arrivare. Sono bellissimi. Ecco, allora Elisa è molto in dubbio tra questa palette qui, che è molto... Voilà. Molto molto estiva con il giallo e l'arancione, oppure questa con il verde, però diciamo che come dire, a suffragio popolare abbiamo deciso la verde. La verde. Quindi questa, insomma, ecco, passo. Sta molto come i meloni sono mature. Per andare a vedere che cosa hanno fatto, intanto vediamo le codine come crescono. Incominciamo da qui, le codine sono piccole, però ci sono, mostriamole orsù. Mamma mia, questa è piccolissima, ma va bene, adesso da questa parte già codine più grandi, qua codone importanti. Ha già finito il lavoro, non esageriamo, anche qua la codina è piccola, ma pian pianino sta incominciando, vero? Che bel verde. E allora, qua invece le code sono importanti. Qua abbiamo scelto un filato con paillette bellissimo. Qua abbiamo già praticamente finito la prima sezione. E qua, insomma, con i ferri diritti, ma andiamo veloce anche qua. Sì, stasera è finito. È vero. Il punto diritto lo facevo col circolante. Ecco. E invece Manuela, appena incominciato, gli diamo tempo di scegliere almeno il filato e i ferri. E qua, insomma, siamo già a livello professionisti. E invece qualcuno qui sta cominciando. Sono indietro. È indietro, però va bene. Sta arrivando il momento preferito. Il momento preferito da me, dagli altri non importa. Perché la rubrica
Le cose che fanno felice la designer, c'è qualcuno qui che sta parlando, facciamo finta di non sentire, andiamo a vedere se anche Faenza si meriterà buoni voti come l'ultima volta a Milano che ho dato voti pazzeschi. Allora, fanno finta di niente perché erano, non erano, la loro giustificazione è che non erano al corrente di questa rubrica. No, assolutamente sì. No, però non è una scusa. Okay. Non è una scusa. Quindi io qua purtroppo sono costretta a dare dei 4. Mi dispiace, 4, dovrete recuperare. 4 e 4 mezzo. Dura, io 4 avrei durissimo. Voluto tanto 4... dirlo, ma non. Ma no, questo, ma questo, questo è un Gardis. No, sì. Questo è un 6, perché anche le cose già iniziate valgono. Perfetto. Allora. Bravissima, bene, molto molto bene. Sono poi contenta. Un colore che mi piace molto, sei contenta? Sono contentissima. Benissimo. Invece qua vediamo già una K. Bologna, bellissima. Bologna, bellissima, bellissima. E qua diciamo, insomma, visto l'andazzo di oggi, mi sa che ti devo dare un 8. Grazie. Ecco, abbiamo alzato la media del tavolo. Sì, meno male che c'era lei. Avviciniamoci da questa parte dove sono sicura, sicura che potremmo... vabbè, allora questo è un True Rose Colored Glasses quasi finito. Quasi. Quasi finito. Allora, beh, insomma, diciamo che siamo, visto come sta andando oggi, allora diciamo questo merita un 7. Bene. Molto bene. Grazie. Invece laggiù in fondo. A lei le piace però. A lei piace. A te piace. Molto, molto. Ma non, no, non mi rabbonirai con questo. Che tu sappia, devo darti un 4. No, io lo farò. Vogliamo le prove. Dai, per la buona volontà. Per l'impegno. 5. Per la buona volontà un 5 no, non vale. La buona volontà mi dispiace, qua si contano solamente i risultati portati. Tu invece sei già brava, insomma, hai al collo uno scialle bellissimo. Sto guardando te. No, sto guardando te. C'è ancora. C'è ancora. Porta a vedere che qua. Secchiona. Un freccia bellissimo. Boh, insomma, già questo siamo già un 7. Bellissimo, grande, enorme. È bello grande. Io finisco la lana. Finisce la lana. È un po' asimmetrico, ma va bene lo stesso. E dopodiché hai anche al collo un idrangea. Ne ho un altro. Pure. 10. Qua mi sa che effettivamente. Ma allora. Cos'è? Tramonto fiorentino. Bellissimo. Passiamo già a 9. Con l'idrangea 10. Sei contenta? Basta adesso. La berretta la porto la prossima volta. La berretta, ecco, salvala. Invece, senti, Manuela, tu, anche tu sei con un true rose. No, vabbè. Allora, orme sulla sabbia. Orme sulla sabbia, siamo già 7. Più questo, 8. Solo 9, va bene? Perfetto. Ottimo. Ottimo. Elisa, tu che ti nascondi là dietro? Io ho portato il mio firm. Il tuo firm? Beh, ma insomma, il firm... Il resto è un lavoro in corso nella mia vita. È un lavoro in corso, ma va bene, lo stesso ti vale per la sufficienza. Quindi ho preso 6. Un 6 è andata. Dai. Ottimo, come dire, è brava ma si deve impegnare di più. Sono quelle cose. Questo è stupendo, eh. È la cosa che faccio, è troppo bello. Beh, bene, bene, però non hai, non hai portato quello prima, quindi regalato. Devo dare. Vabbè, ma qua. Perché dopo noi regaliamo. Io ho regalato l'idrangea. Regaliamo. Regaliamo. Siamo generose. Regaliamo, generose. Allora portate le prove fotografiche la prossima volta. E perché cosa abbiamo fatto? Una lotteria! Esatto. Fantastico! E no, adesso grazie niente, vogliamo vedere cosa c'è dentro! Già questo va bene! Già quello va bene, resta lì dove sei, anzi avvicinati un poco! Bello! Bello! Tira fuori! No! Un degradé, che cos'è questo? Dici cosa c'è? No, il coso che conta. Il contagiri. E vai, e vai. Lo useremo subito. Magnifico, regalo, bellissimo, utilissimo. Bellissimo questo.
i ferri nuovi. I ferri nuovi, bellissimo. Quelli con lo snodo in mezzo. Grazie. Wow. Fortunata. Molto contenta. Credo la nostra giornata è quasi finita e io adesso andrò in giro a controllare che cosa hanno fatto durante tutta la giornata. Ci sono state veramente alcune che sono velocissime e adesso andiamo a vedere. E qua, mamma mia, guarda come siamo avanti, ragazze. Qua fantastico, le righe, qua addirittura il pizzo, ma non va, cioè, vorrei dire fantastico, fantastico. Poi qui anche chi è arrivato in ritardo è già a buon punto. E laggiù altro pizzo, senti, magnifico, ottimo. Anche laggiù in fondo, beh, insomma, notevole, notevole. Elisa magari, ecco, diciamo che possiamo ingrandire un momento. E l'ha abbandonato. Beh, ma insomma, Elisa, ma avevi da fare, tiralo un poco. Oh, come lungo! Eccoci anche qua. Beh, ma siamo già alle righe laggiù. Tavolo di serie. Magnifico, alziamo il pezzo. Alziamo la codina. Beh, ma fantastico, benissimo. Guarda anche lì, adesso aspetta. Beh, iniziamo il colore, va benissimo qui. Io siamo a voglia di finire questo. Anarchia totale, va bene? Va bene? Io sono sempre qui, no, tiralo. Guarda. Oh! Sono sempre la più lenta. Oh, non è vero perché Elisa è la più lenta. Io sono magnifico, bravissimo. Cari amiche, cari amici, niente, il workshop come immaginate dalla location è decisamente finito. Il problema è che mi sono dimenticata di filmare la fine perché è stato tutto molto molto concitato. Io vi ringrazio di aver preso parte a questo workshop veramente bellissimo e sono già a Bologna in partenza per Trieste. Io vi saluto a tutti, al prossimo, ciao!